Riparti Lunigiana. In diretta dagli studi di Aulla. Buongiorno, bentornati e bentornate a Riparti Lunigiana. Io sono Francesca Mastracci dell'Eco della Lunigiana, con me c'è Nunzio Festa. Buongiorno. Buongiorno e buon sabato a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E oggi siamo qui con Angela Tatania e Francesca Fontana, che si occupano della direzione artistica di Lunigiana Land Art, che è questo progetto proprio dedicato alla Lunigiana. Scusate, abbiamo avuto un inconveniente tecnico con... Dicevo buongiorno a tutti e a tutte. Siamo qui con Francesca Fontana e Angela Tatania di Lunigiana Land Art, che appunto si occupano della direzione artistica di questo progetto, che ha vinto l'avviso pubblico Borghin Festival promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Grazie ragazze di essere qui con noi e passo la parola a Nunzio, che parte con la prima domanda. Insomma, capiamo di cosa si tratta. Di cosa che si tratta? Chiediamo ad Angela, tipo, puoi sintetizzarci la genesi di questo progetto, bel progetto per la Lunigiana? Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'invito e per averci coinvolto in questo racconto. E la genesi nasce naturalmente da una progettualità che inizialmente ha risposto sicuramente a un bando. È stato ricordato appunto l'avviso pubblico Borghin Festival, che è promosso appunto dal Ministero della Cultura, e Lunigiana Land Art è risultato vincitore tra oltre 600 proposte a livello nazionale, quindi questo già è un primo risultato e ci rende orgogliosi. La genesi, nasciamo in un anno pandemico, forse è stato anche questo l'entusiasmo iniziale, è nato anche dal voler creare un progetto che potesse restituire ai territori vitalità, fondamentalmente. L'incontro con Francesca sicuramente ha dato una nota molto caratterizzante al progetto, perché questo è un progetto, intanto Borghin Festival, che nasce per la rivitalizzazione dei territori. È l'unico termine tecnico che mi permetto di usare, nel senso che è un bando che aveva delle caratteristiche molto specifiche. Naturalmente poi invece la declinazione sui territori nasce su un po' le vocazioni. Queste vocazioni in qualche modo noi le abbiamo lette nelle potenzialità, invece, quindi l'incontro tra territorio con le sue classiche risorse culturali, professionali, i beni e tutto il patrimonio classico che noi conosciamo, naturalistico. Mi permetto di sottolineare l'aspetto naturalistico della Lunigiana, perché al di là dei beni puntuali siamo in un contesto molto particolare, e l'incontro con la creatività e lo sguardo degli artisti invece creerà quello che speriamo sia l'effetto moltiplicatore tra gli interessi del viaggiatore, del turista, ma anche di un nuovo sguardo, quello della creazione artistica. Francesca di questo ne parlerà meglio. Ecco. Ok, grazie Angela. E infatti passiamo subito a Francesca, che ci racconterà come si svolgeranno queste iniziative. Cioè, ci saranno degli artisti che soggiorneranno in Lunigiana, creeranno delle opere che poi potranno essere viste dalle persone, rimarranno queste opere sul territorio. Raccontaci un po' più nel dettaglio questa parte artistica. Sì, grazie a tutti, buongiorno. Diciamo questo, una parte importante del progetto Lunigiana Land Art è costituita dal programma On Site, che è a cura di Spazi Fotografici e Materia, che è una galleria di Roma, ed è articolato in 6 residenze d'artista e 6 workshop. Quindi On Site sarebbe sul territorio. Esatto, cioè sì. il nome anche abbastanza, diciamo, semplice, no? Sì. Tutto sommato. Però rende l'idea. Rende l'idea. Saranno effettivamente sul posto questi artisti. 6 appunto sono quelli delle residenze che sono stati selezionati dalla giuria tramite il concorso, di cui si è anche parlato abbastanza perché è stata un po' la prima azione, no, del progetto, e gli altri 6 invece sono quelli invitati in questi workshop, che sono sostanzialmente dei
laboratori di produzione. Quindi in entrambi i casi gli artisti, che siano singoli artisti in residenza, collettivi in residenza oppure artisti chiamati a guidare dei gruppi di artisti nei comuni, in entrambi i casi lavoreranno sui territori per la produzione di lavori artistici di vario genere in realtà. E questi lavori diventeranno delle installazioni nei comuni ospitanti e poi saranno riproposti sia online che nel weekend conclusivo di Pontremoli. Questo è un po', diciamo, il concetto di fondo che tiene insieme, il concetto è anche l'indicazione, diciamo, di fondo che tiene insieme tutto il programma on site, che è sostanzialmente un programma di residenze, interventi sul posto, appunto, e produzioni. E poi, come dire, ovviamente la presenza di questi artisti sul territorio farà sì che ci saranno anche incontri con la popolazione, così come eventi che proporremo noi sia in prima battuta quando arrivano, sia poi nel momento delle restituzioni. Quindi, diciamo, una serie di persone arriverà qui e non solo produrrà delle opere, ma avrà anche un rapporto di scambio con le persone, col territorio, come diceva prima anche Angela, con la natura, per avere un occhio mirato su quello che è la nostra lunigiana, diciamo. Sì, sì, cioè la cosa bella di questo progetto è che c'è stato veramente molto interesse da parte di tantissime persone e tantissimi artisti e professionisti del mondo dell'arte. Tutti stanno vivendo questa esperienza con grande entusiasmo e quindi tutti i progetti sono veramente pensati per i luoghi in cui vengono fatti e in più ci sono dei progetti che sono partecipati e quindi prevedono proprio da progetto, come dire, il coinvolgimento della popolazione. Tra questi anche quello di Casola, che partirà fra poco. L'evento è in programma il 2 aprile con Ilaria Turba, che proprio da ricerca sua mette in pratica delle metodologie di coinvolgimento delle comunità per portare le stesse comunità nelle sue opere e nei suoi processi. Quindi a tutti gli effetti sarà un lavoro poi di comunità. Ok, grazie. Poi magari torniamo anche sui dettagli più avanti, su tutto quello poi che... Poi se parto qua. No, infatti abbiamo in serbo anche, esatto, no, di entrare sempre più nel dettaglio. E quello che ti volevo chiedere, che vi volevo chiedere anche, è quali sono gli attori territoriali, appunto, che hanno ideato questo, sì, progetto, e quali sono stati coinvolti successivamente. Appunto, parlavi del comune di Casola, però insomma ci sono anche altri comuni che sono coinvolti sin dall'inizio e dei comuni scelti perché poi lì si, esatto, realizzeranno poi i workshop e le installazioni. Sì, diciamo subito che gli attori, diciamo i beneficiari dell'avviso erano i comuni. E altro elemento di forza di questo progetto, che probabilmente ha avuto una premialità nella candidatura, è stata la capacità di presentarsi in rete. I comuni sono 12, praticamente abbiamo la Lunigiana presente all'appello quasi al completo, Mulazzo è il comune capofila, pertanto poi seguono tutti gli altri, quindi Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fos di Novo, Riccianardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca in Lunigiana e Zeri. Li nomino perché secondo me è giusto anche dare, esatto, visibilità, perché ogni comune, ogni territorio è protagonista di questo grande palcoscenico. È un palcoscenico perché abbiamo la presenza di artisti, abbiamo le residenze che ha introdotto Francesca e avremo anche comunque un programma parallelo di altre performance, altri oggetti artistici. Li chiamo oggetti perché ognuno sarà qualcosa di diverso, nel senso le produzioni saranno diverse, avremo delle performance teatrali, anche adattate per un pubblico più adulto, per bambini, quindi le letture animate ad esempio, o anche una performance nella natura adattata anche a un pubblico più giovane. E avremo anche la parte, un momento musicale, diciamo così,
Quindi diciamo che gli attori territoriali, che sono sì i comuni, si completano invece con le associazioni che hanno manifestato interesse a partecipare innanzitutto durante la candidatura, ma che in questo momento stanno manifestando anche diciamo, le adesioni per supportare questo programma, che ancora non abbiamo detto, avverrà da marzo al 3 luglio. Quindi comprendete che è un programma molto complesso, non continuo, nel senso non ci saranno degli eventi vari, poi ne parliamo però appunto abbiamo, adesso magari non le nominiamo tutte perché il partenariato è composto da 41 soggetti, però possiamo dire che sono presenti le associazioni, quindi le Pro Loco piuttosto che altre associazioni. Comunque tutte dei comuni e che sono sul territorio e che si occupano di questo. Assolutamente. Dei comuni presenti sul territorio. E penso di aver nominato tutti. Francesca, aiutami se dimentico qualcuno. No, permettetemi solo un ringraziamento perché ha creduto nel nostro progetto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che supporta il progetto e che naturalmente ha creduto anche in questa capacità di far rete. Ok, grazie a Francesca e grazie ad Angela. Adesso abbiamo creato un po' di suspense e di aspettativa su questo programma. Andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo.
Torniamo in diretta dallo studio di Aulla, rieccoci con Riparti Lunigiana, io sono Francesca Mastracci, con me c'è Nunzio Festa e oggi parliamo di Lunigiana Land Art con Francesca Fontana e Angela Tatania. Oggi mi sono lanciata, magari per chi ci aspettava su Facebook, nella musica, quindi abbiamo ascoltato un pezzo di Alicia Keys, nel frattempo l'avete sentito in radio e grazie per la pazienza di averci atteso. Parliamo di Lunigiana Land Art. Perfetto. Angela faceva un po' il punto dicendoci dei luoghi e dei soggetti che sono stati una perfetta quindi simbiosi delle bellezze naturali e anche artistiche, perfettamente rappresentativi. Tu ci potresti illustrare la giuria, quindi alzare i riflettori sulla giuria, i vincitori del bando dedicato? Sì, sì. Allora, la giuria del... appunto di questo concorso per residenze d'artista era formata da, cioè è formata ancora da Chiara Gradi di Fondazione Cartier per l'Arte Contemporanea di Parigi, Matteo Balduzzi del Museo Fotografia Contemporanea di Milano, Cinisello Balsamo, e Nicolas Ballario che è un critico e curatore d'arte e conduce programmi su Sky Art e Radio Rai, e Elisa Med del FOM di Amsterdam. Loro sono venuti in Lunigiana lo scorso 26-27 febbraio, hanno esaminato le 374 candidature e sulla base dei profili presentati, ma anche di quello che gli artisti possono fare e potevano fare, insomma avranno la possibilità di fare effettivamente sui nostri territori, hanno scelto i sei vincitori. Sono sei vincitori diversi fra loro, tre artiste che sono Ilaria Turba, Rachele Maestrello e Laura Pugno, e tre collettivi di cui due formati per l'occasione, che sono Marco Loi e Giacomo Bianco, e Fotoromanzo Italiano con Andrea Botto, Giorgio Barrera e Federica Chiocchetti, e l'ultimo collettivo che invece è già costituito, che è Polisonum, con Filippo Lilli e Donato Loforese, che si occupano principalmente di installazioni e suono. E siamo molto contenti perché sono veramente profili diversi che operano con diverse materie prime e anche con diversi riferimenti, background, e quindi avremo installazioni sonore, visive, video. Quindi come criteri possiamo sintetizzare, come criteri che sono stati utilizzati per la scelta c'è stata una linea? Diciamo che non essendo stata una call per progetti, la giuria ha valutato sostanzialmente i profili, quindi curriculum, la biografia, i portfolio presentati e poi le lettere motivazionali. In queste lettere qualcuno ha scelto di indicare la propria ricerca, la propria metodologia e anche fare riferimento in qualche caso al nostro territorio, e quindi ovviamente questo è stato premiato. Non so se premiato, però valutato. Comunque, nel senso che sì, questo è un po' un tema delicato perché comunque non è stata una call per progetti, quindi era difficile, la qualità era altissima, abbiamo avuto degli artisti veramente... Quindi diciamo una call per progetti significa che non avete detto vogliamo questa cosa specifica, presentate quello che avete, diciamo un po' così, ecco. Cioè idealmente sarebbe stupendo riuscire a realizzare in Lunigiana dei progetti che prevedano una call per progetti, perché in quel modo tu riesci a dare agli artisti la possibilità di lavorare già su dei luoghi, no? Quindi che ne so, tu dici lavora su, proponi un'idea per filattiere, loro magari ti propongono un progetto specifico, e in questo caso siccome sono 12 comuni non ce la siamo sentita, però molti artisti hanno in realtà studiato e quindi hanno inserito dei cenni rispetto alle statue stele piuttosto che alle leggende di Lunigiana, piuttosto che non lo so, alla leggenda della urlatrice di Tresana, non me la chiedete perché non ho ancora studiato. Forse che ci sta incuriosendo comunque molto. Anch'io sono curiosa. Sì, scopriremo questa leggenda dell'urlatrice di Tresana. Chiediamo al sindaco, oppure a Sandro Santini. Sì, sicuramente Sandro e il sindaco Mastrini conosceranno la... Adesso sicuramente l'ho detta sbagliata, quindi sarà un problema. Vabbè, allora se abbiamo sbagliato correggeteci, potete commentare il nostro video in diretta sulla pagina Facebook di Radio A e anche dell'Eco della Lunigiana, quindi se abbiamo sbagliato per favore commentate e correggete. Sì. Ok,
Proprio un po' ci ha risposto Francesca su questa cosa qui, però ci chiedevamo appunto se gli artisti conoscessero la Lunigiana oppure come avranno modo di conoscerla e creare opere sul territorio e per il territorio. Cosa prevede la progettazione di Lunigiana Land Art su questo? Allora, io parlo sempre per lo più del programma on site, però come diceva Angela ci sono poi degli altri interventi che quindi seguono delle altre modalità, no? E non so, vorrei fare un passaggio su di loro perché vorrei parlare di tutti, visto che comunque abbiamo dei professionisti molto bravi coinvolti. Certo. E quindi faccio un esempio o due per tutti, che sono gli scarti, che per esempio lavoreranno sul territorio portando nei diversi comuni un laboratorio di video interviste da cui poi loro costruiranno uno spettacolo. Quindi nei vari progetti di cui ha parlato e parlerà Angela ci sono metodologie consolidate che quindi fanno parte di quello che fanno già, no, i professionisti. Quindi conoscono e le portano qui, diciamo. Oppure ci sono degli interventi di relazione, scambio, ricerca di soggetti da coinvolgere. E nel caso degli artisti dipende molto dai progetti, cioè per esempio facciamo l'esempio più vicino che è quello di Mario Cresci, che arriverà qua giovedì e starà qua poi fino a domenica. Lui arriverà su Fosdinovo, ha studiato il comune di Fosdinovo da lontano, ha individuato quattro luoghi simboli che sono il borgo, il castello Malaspina, il museo audiovisivo della Resistenza e Villa Malaspina. Noi quindi abbiamo strutturato tutto il workshop per visitare questi luoghi prendendo contatti con i privati, con il comune e con archivi della Resistenza, e lui e i partecipanti lavoreranno sostanzialmente all'interno di questi luoghi e quindi anche comunicando con le persone. Con le persone che sono lì, che si occupano di... Prego, devi. Così magari passiamo alla domanda successiva. Apertura. Sì, che prima stava parlando Francesca un po' di Mario Cresci, sì. già ci ha introdotto c'è la data del 17 marzo, quindi questa molto simbolico, che è l'apertura degli eventi quando tali con Mario Cresci, noto fotografo di studi e ricerche, che quindi come un po' gli altri, anche gli artisti che hanno partecipato al bando, ha studiato i luoghi e si propone, ci dice meglio la giornata del 17, cosa, come sarà strutturata, cosa prevede. Giovedì siamo all'albergo La Castellana, che è un privato e con vista su mare, tutto il panorama che si vede in generale da tutto il borgo di Fosdinovo. E Mario Cresci in quell'occasione parlerà della sua ricerca e poi parlerà di quello che farà qui e poi soprattutto parlerà di quello che si potrebbe fare qui, nel senso che la sua idea è quella di sostenere la costruzione di un laboratorio che possa essere permanente, quindi un laboratorio di produzione visiva. Con visiva non intendiamo solo fotografia ma anche video, grafica, no? Tutti quegli elementi che costituiscono la comunicazione visiva e anche la ricerca visiva, che ovviamente deve sempre relazionarsi a quelle che sono le risorse dei luoghi, quindi artigiani, piuttosto che nel caso del comune di Fosdinovo ci sono molti archeologi. E perciò insomma, mettendo insieme i vari elementi, l'idea è quella di dare forma a dei progetti che possano andare avanti nel tempo. Perfetto. E noi speriamo che ci sia molta partecipazione, perché essendo l'apertura vorremmo che ci fosse anche, cioè che quella fosse anche un'occasione di discutere di quello che potrebbe succedere sia in questi mesi sia dopo l'Unigiana Land Art. E poi perché Mario Cresci è una persona, oltre ad essere uno degli artisti più importanti che abbiamo, è una persona meravigliosa e quindi riesce a parlarti della vita e ascoltare, e sicuramente sarà molto importante averlo qui. Sai che recentemente questi contenuti Cresci li ha dati in una lezione magistrale che ha tenuto per l'onorificenza che ha ottenuto all'Erici, per l'Erici è stato omaggiato alla carriera, no? Ha detto tutto ciò alla giuria che l'aveva scelto per l'onorificenza. Tra l'altro è uno dei massimi
sperimentatori, i primi che avevano impegnato la Basilicata come possibilità, io vengo dalla Basilicata, permettetemi questo momento, è stato tra i primi a fare quello studio di fotografia con uno sguardo diverso, ha lavorato molto in Basilicata, a Matera, tra le altre cose. Quindi passerà lui poi con dei workshop del 20 al Museo Audiovisivo della Resistenza, lì proprio cos'altro potrà succedere? E lì presenteremo in anteprima il risultato del workshop con una proiezione che sarà fatta lo stesso ultimo giorno del workshop con i partecipanti, e quindi ci sarà sempre Mario Cresci, ci saranno, certo, i partecipanti che sono 12 giovani artisti, anzi 13 perché uno è un duo, e quindi ci sarà l'occasione di vedere in anteprima quello che poi verrà allestito nei giorni successivi e nei mesi successivi a Fos di Novo. E dopo ci sarà una cena sociale a cura degli archivi della Resistenza. Nel caso dell'evento di giovedì ci sarà invece un aperitivo a cura della struttura. In entrambi i casi bisogna prenotare sia per l'evento che per il dopo, e quindi invitiamo tutti a prenotare. Ci rilanciamo, certo. Ok, torniamo un po' sul territorio, nel senso che in molti, no, si chiedono e ci chiedono il programma generale, un po' di quello, sì, che potete già anticipare, di quando sono previsti gli eventi, allora, e anche come sarà possibile fruire di questi eventi e come, okay, potranno visitarlo i cittadini e i turisti che visiteranno la Lunigiana. Ok, prima di entrare nel merito, non dico tanto delle date, perché l'invito naturalmente è quello di seguirci sui nostri canali. Sì, che poi daremo tutti quanti i dettagli. Sì. Che daremo più avanti. E però volevo, se mi permettete, proprio due pillole di approfondimento su quello che è appena stato detto, perché intanto mi sembra comprensibile che non è un classico festival, no? Fatto da, come dire, una programmazione, uno spettacolo. E qui sono produzioni sui territori. E il progetto, quando è nato con una definizione molto, molto particolare, ovvero l'incontro tra i luoghi, le comunità, cioè quindi i luoghi, i territori, le comunità, e gli artisti, lo sguardo artistico creativo, dove con artisti e creativi intendevamo un panorama ampio di persone che venivano a conoscere questi territori e trovavano la loro ispirazione artistica, mentre con le comunità ci sarà un altro percorso, che è quello di capire come si misurano con questi nuovi residenti temporanei, ma saranno residenti perché passeranno del loro tempo sui territori. E questo quindi ha permesso di creare, entrando nel merito del programma, noi abbiamo immaginato dei percorsi, i percorsi in candidatura erano dedicati alla conoscenza, alla natura, alla comunità e alla musica. Quindi abbiamo la conoscenza nel programma, si troveranno i tour conoscitivi con Sigeric, che sta organizzando 12 tour molto, molto belli, molto particolari, di conoscenza ad esempio dei borghi, piuttosto che magari la possibilità di fare delle gite in bike. E quindi abbiamo dei, come vedete, il target è un po' misto. Abbiamo, quindi non abbiamo solo, diciamo, l'arte, ma anche, no, la conoscenza del territorio. Esatto, con attività che possono essere scelte, le famiglie possono fare il classico tour conoscitivo nel borgo, piuttosto che avere il gruppo sportivo che prenota. La parola fondamentale è la prenotazione. Sì, anche perché immagino sia ancora importante, sì, rispettare, sì, un certo tipo di norme. Abbiamo, quindi, naturalmente, sì, questo, ma non è dettato da nostre restrizioni, ma ormai lavoriamo tutti in tutti i settori con queste necessità di, appunto, di sicurezza, diciamo così, e comunque anche per poter
partecipare anche con una certa come dire, flessibilità. Gli eventi sono tanti, quindi diciamo c'è la possibilità di partecipare a tante cose. Ed entrando nel programma, quindi avremo questi tour e poi le performance che ha già anticipato Francesca, che saranno più nella parte estiva, chiamiamola così, tra giugno e luglio, immagino. Precisiamo l'inizio, abbiamo detto 17 marzo, diciamo, l'apertura, e il 3 luglio sarà la chiusura del progetto, non per nostra, diciamo, una scelta anche dettata da necessità di avviso amministrativo. L'avviso si doveva concludere entro la settimana di quella settimana, quindi il 3 luglio sarà la chiusura, abbiamo una settimana conclusiva dal 30 giugno al 3 luglio, dove ci sarà la restituzione delle produzioni, dei video, delle residence d'artista. Sarà una settimana appunto di, come dire, di riassunto di tutto quello che è successo, con delle iniziative naturalmente specifiche. Mentre nell'arco dei mesi, soprattutto diciamo nei fine settimana, ma sono abbastanza, il programma è abbastanza variegato, qui dire tutte le date sicuramente è impossibile. Possiamo ricordare magari le prossime, sì, magari quelle più immediate, quelle già più fissate, immediate magari tra un poco, e quindi diciamo che c'è la possibilità di partecipare a diverse attività. E il programma naturalmente sarà diffuso, come vi abbiamo detto, e magari ci sarà anche il supporto dei territori a poter trasferire queste conoscenze. E naturalmente l'invito è non solo a chi arriva da fuori, ma questo progetto è un progetto per il territorio. Quindi l'invito è soprattutto la partecipazione delle comunità locali, perché non devono vederlo soltanto con l'occhio di uno spettacolo, ma l'occhio di un intervento per partecipare ed essere protagonisti anche loro, ecco. Perché per esempio con le residenze d'artista, nella settimana di creazione si può conoscere l'artista e l'artista può prendere spunto da queste conoscenze. Può iniziare una relazione anche continuativa, esatto, tra l'artista e il territorio, esatto, non necessariamente che finisca lì. Poi il 3 luglio può essere un nuovo ricomincio. Luglio è una data, sì, diciamo, terminale da progetto. Esatto, ma non è la fine del progetto. No, Francesca l'ha detto subito. Noi anzi, stiamo cercando sin dall'inizio, sin dal primo incontro, e Mario Cresci è un inizio che dà un'apertura, soprattutto per gli addetti ai lavori, un'apertura molto importante, far capire come si guarda al futuro, certo, sì, non sì, solo al momento del calendario, della creazione, della creazione. Okay, ho capito. Allora, grazie, andiamo in pubblicità e torniamo con le prossime informazioni di Lunigiana Land Art.
Bentornati e bentornate a Riparti Lunigiana. Abbiamo ascoltato Fix You dei Coldplay alla radio. Grazie per la pazienza di chi ci ascolta e ci guarda in video, in diretta sulle pagine di Radio A e dell'Eco della Lunigiana. Io sono Francesca Mastracci. Con me c'è Nunzio Festa e stiamo parlando di Lunigiana Land Art con Francesca Fontana e Angela Tanania. Siamo quasi in chiusura della trasmissione, lascio la parola a Nunzio. Angela, torniamo. Possiamo sintetizzare dicendo che il progetto è senza dubbio un'idea contro l'abbandono dei luoghi di margine. Lunigiana Land Art, da questo punto di vista, cosa prende e cosa può lasciare a un territorio di margine, di confine come la Lunigiana? Allora, sì, possiamo fare un approfondimento su questo argomento, però voglio distinguere margine e confine, perché mentre il margine lo vedo con un'accezione leggermente negativa, ma forse una mia visione, invece il confine per me è ricchezza, perché tutti i mix di culture. Sì, i territori di confine uniscono in realtà appunto culture e quindi sono un'esplosione di racconti. E questo progetto avete capito che è una narrazione. Noi abbiamo sempre invitato a nei nostri appunto incontri di partire e viaggiare con noi, ma in realtà è l'invito, forse adesso, è partecipate a questo racconto, perché sarà una narrazione fatta da diversi territori, da diverse persone. E tornando alla tua domanda, Nunzio, allora il progetto sicuramente cerca di rispondere più che all'abbandono, alle criticità che in quest'ultimo periodo, soprattutto nell'attenzione nazionale sulle politiche delle aree interne, diciamo che risponde alla capacità di rivitalizzare certi territori. Usciamo, permettetemi di dire, speriamo, da un anno pandemico, pensando agli anni 2020-21, dove abbiamo capito cosa vuol dire vivere in determinati contesti. Non è città, diciamo, e non è territorio. Questi due anni ci hanno fatto capire la complessità del nostro territorio. E quindi forse questo progetto può sposare bene la capacità di rimettersi in gioco. Il vivere in determinati contesti come la Lunigiana, dove naturalmente non siamo in grandi città, ma come la Lunigiana ce ne sono tanti territori. Sì, ne parlavamo un po' prima, territori appunto. Esatto, in tutto il nostro bellissimo, la nostra bellissima Italia. Però abbiamo il punto più importante di questo progetto è far comprendere anche a chi abita questi territori, ma soprattutto a chi desidera arrivare ed essere un nuovo residente. A me piace usare questa parola, cioè essere residenti vuol dire, e questa è stata una anche delle motivazioni che abbiamo scritto in candidatura, il prendersi cura del territorio vuol dire far crescere il territorio, curarlo per mantenere quei caratteri e quegli elementi che lo contraddistinguono. Quindi l'unicità consiste in questo, e l'unicità deve comunque confrontarsi con la complessità, e deve invece anche confrontarsi col diverso da altro. Quindi l'arrivo degli artisti o degli altri soggetti che attiveranno i percorsi di comunità, piuttosto che anche soltanto lo spettacolo di musica organizzata insieme a Istituto Valorizzazione Castelli, che ha una lunga esperienza soprattutto sul territorio con mutamenti. Infatti è un gemellaggio, no? Un gemellaggio tra creatività artistica e musicale. Diciamo che tutto fa comprendere come l'interazione sia importante per poter crescere.
E poi volevo anche fare una riflessione su così, magari non so se Francesca vuole dire qualcosa di più anche su questa apertura con Cresci. Forse non è un caso che abbiamo richiamato dei legami, no? Matera, la Basilicata e la Lunigiana. Forse non a caso la riflessione di Cresci parte da Matera. Matera è stato un territorio sotto i riflessori, soprattutto nella ripresa nell'anno della capitale della cultura. Oltre questo, ma io torno molto molto all'UNESCO quando è stato definito patrimonio dell'umanità, indietro, quando si è a livello nazionale, stiamo parlando veramente all'inizio degli anni 50, si è compreso come la condizione dei sassi, i sassi, le abitazioni, restituivano una condizione d'Italia, con dei problemi. Okay. Ora non entriamo nel merito di queste, però il discorso è questo: il focus su Matera e su territori come la Lunigiana invitano alla riflessione di come si può restituire un'identità e un valore a certi territori e la capacità di saperli vivere facendo vedere quali sono le caratteristiche principali e più importanti. E quindi la creatività e la capacità di rigenerarsi diciamo che restituisce anche questa capacità, non solo restituire cose che noi conosciamo, ma nuove che magari non riusciamo ancora a vedere. E quindi la potenzialità dell'artista consiste anche in questo. Francesca, prima ci accennavi una piccola cosa appunto rispetto a Mario Cresci, che insomma ci vuoi raccontare? Allora, siccome so che mancano pochi minuti, quindi cercherò di essere rapida ma sintetica. Vabbè, comunque ok. Allora, diciamo questo. Rapida e sintetica. Esatto, diciamo questo, che Mario Cresci supporta con noi il lavoro che in realtà noi come altri stiamo già facendo, cioè quello di mettere a sistema una serie di azioni che in generale gli operatori culturali, i professionisti, i volontari, le associazioni fanno nel nostro territorio da anni. Nel caso di spazi fotografici questo ruota soprattutto attorno al visivo e quindi l'idea di costruire un laboratorio permanente, anche una specie di museo e collezione in Lunigiana e per la Lunigiana, e ruoterà attorno al visivo, poi interfacciandosi, diciamo integrandosi con le altre discipline che possono essere l'architettura, l'urbanistica, la sociologia, eccetera eccetera. E però quello che volevo dire, visto che stiamo chiudendo, è che quello che facciamo noi in realtà è quello che gli scarti fanno per il teatro e l'ambito dello spettacolo e delle performance, e hanno già fatto tanto, perché comunque sono riusciti a costruire una rete di eventi e luoghi di cultura, soprattutto nello Spezzino, molto importante, e riescono a portare tutti gli anni diverse programmazioni, non una, veramente di alta qualità. E allo stesso tempo abbiamo altri soggetti come per esempio Sigeric, che opera tantissimo per il turismo in Lunigiana e anche per una crescita in termini di sviluppo progettuale, no? Del territorio, delle risorse, sì, dei insomma, servizi. Tante cose. Quindi alla fine l'impegno è più o meno lo stesso, cioè quello di riuscire a farci conoscere all'esterno, portare professionisti di vari ambiti e di alto profilo in Lunigiana per lavorare qui e far crescere anche noi che ci lavoriamo, e allo stesso tempo capire che si può lavorare in Lunigiana. Basta solo mettere a rete una serie di energie, no? E di punti di forza che noi già abbiamo. Anche quello che diciamo sempre, quella che trasmissione riparte Lunigiana. Certo, esatto. Il titolo non è a caso. Infatti noi vi aspettiamo con Radio A, esatto, in tutti gli eventi. Bene, ne parliamo allora. Non solo lavorare, ma anche avere un'occasione in più per visitarla. Certo. Quindi certo, conoscerla un po' di più, perché i territori sono tanti molti.
da appunto Mulazzo a Zeri, che sono dei paesaggi veramente molto, molto particolari. Sì, insomma, parlavi prima di Matera, insomma, le peculiarità del territorio sono veramente, cioè, delle cose fantastiche che esistono solo qua. Ecco. Sì, esatto, esatto. Allora, visto che siamo in chiusura, salterei a pie pari l'ultima domanda e vi chiederei di darci farci un appello, che secondo me è già stato fatto questo qua da Francesca ed è stato bellissimo, ma di darci dei vostri riferimenti dove le persone possono trovarvi e venire a guardare il programma specifico quando saranno pubblicati gli eventi prossimi. Ok. Sicuramente ne dico uno io, che è il sito, quindi www.lunigianalandart.it, dove troverete la sezione programmi, o piuttosto indagare sui workshop. È un sito in divenire, quindi occhio agli aggiornamenti, dove si possono vedere anche i profili degli artisti, i profili degli artisti, e soprattutto, come ricordavamo all'inizio, l'iscrizione alla newsletter permetterà di avere anche un promemoria, chiamiamolo così, sull'aggiornamento del calendario. E poi l'iscrizione della newsletter si può effettuare tramite il sito. Sì, sì, ok, sì, in home. E poi abbiamo i canali social, che sono Lunigiana Land Art, siamo su Instagram, Facebook e YouTube, dove poi saranno pubblicati tutti i video degli eventi. E come dicevamo, per ogni evento è necessario prenotare, quindi sia per quelli di Cresci ma anche per i prossimi. Ricordiamo almeno i primi, che sono sabato 2 aprile alle 18.30 a Camping La Traina di Casola, l'incontro con Ilaria Turba. E il 9 aprile a Podenzana l'incontro con Tom Lovelace, che terrà un workshop anche lì di 3 giorni, e le selezioni si sono aperte ieri. Il 10 aprile a Comano c'è il vernissage degli artisti invitati per Land Art Comano, da Alfio Petrinic, che cura questo programma specificatamente dedicato alla Land Art, diciamo, tradizionalmente intesa. E poi in mezzo ci sono, iniziano già le letture animate a cura del Centro Teatro Pontremoli, e poi seguiranno le visite con Sigeric, altri incontri con artisti. Diciamo che in generale abbiamo eventi tutte le settimane, sono più di 60 eventi, e quindi speriamo proprio. Io sono un lettore di Laura Pugno, sono un lettore storico di Laura Pugno, quindi se mi posso permettere dovrò confessarti una cosa in privato. Siamo in diretta. Attenzione. Permettere gli appuntamenti appena ricordati da Francesca, naturalmente, invitano, diciamo, è un invito a largo raggio, quindi le letture animate per famiglie e bambini, quindi genitori, se volete far conoscere la Lunigiana con le sue letture per bimbi, trovate proprio questo programma specifico. E mentre incontri un po' più tecnici come i workshop, Francesca ha ricordato che ogni workshop avrà delle selezioni, quindi sì, si possono presentare anche delle selezioni sempre sul sito, penso si possano trovare le informazioni anche sui social. Tra l'altro, rapidissima, per le selezioni, per esempio quelle che hanno aperto ieri con Lovelace, il workshop vabbè sarà ovviamente in inglese perché viene da Londra, però è aperto a tutti in realtà, quindi principalmente artisti, però anche chiunque voglia, chi, diciamo, è interessato. Sì. E poi volevo dire che, come ha già anticipato Angela, stiamo arrivando alla fase 2 del sito di Lunigiana Land Art, curato splendidamente da Gluck Bar, che è uno studio creativo molto giovane di Milano, con base a Milano, e quindi da lunedì avremo il sito aggiornato e ci saranno tutti gli eventi, perciò va bene, saremo aggiornati. Sì. Allora, ringrazio Francesca Fontana e Angela Tanania, che grazie, ci hanno parlato di Lunigiana Land Art. Grazie a voi. Grazie a Nunzio Festa. Grazie e a voi. Volevo grazie ringraziare anche Moreno, Alex e Paola, che tutte le mattine ci annunciano e ci passano la linea da Radio A. Diego Remaggi, che per le grafiche e per il supporto.
E noi ci rivediamo e ci riascoltiamo sabato prossimo con Riparti Lunigiana, mentre potete ascoltare il Focus di Radio A con le notizie calde della settimana, curato appunto dalla redazione giornalistica in collaborazione con l'Eco della Lunigiana, domani mattina, a partire da domani mattina dalle 10, e poi in replica altre due volte su Radio A, ma ci ripotete ascoltare anche sulla pagina Facebook di Radio A e dell'Eco della Lunigiana in podcast, quindi non potete perderci, insomma. E grazie a tutte e a tutti ancora per averci ascoltato e buon fine settimana. Ciao, grazie.